Ben ritrovati, miei cari web amici, a una nuova puntata del Mondo dei Libri Spiegati. Questa volta passerò ad analizzare la trilogia letteraria di Queste Oscure Materie, di Philip Pullman, composta da La Bussola d'Oro, La Lama Sottile e Il Cannocchiale d'Ambra. Dalla trilogia è stato tratto un film del 2007, La Bussola d'Oro, diretto da Chris Bates, un adattamento teatrale del Royal National Theatre del 2003, un adattamento radio della BBC Radio 4, alcuni audiolibri letti da Pullman e da altre persone, nonché una serie televisiva in corso di produzione dalla HBO. Ai primi tre sono seguiti due libri brevi, Lyra's Oxford e Once Upon a Time in the North, oltre a La Belle Sauvage, primo libro della nuova trilogia intitolata The Book of Dust. Premessa: in questa sede esporrò nomi e fatti così come sono descritti all'interno dei libri. Riferimenti alla Chiesa Cattolica del nostro mondo sono dovuti alla trama e da considerarsi del tutto avulsi da mie opinioni personali. Se non vuoi ricevere alcuno spoiler sulla trama, ti consiglio purtroppo di abbandonare la visione di questo video. La trilogia Queste Oscure Materie narra la storia di Lyra Belacqua, poi rinominata Lyra Lingua Argentina, un'orfana di indole ribelle che vive nel prestigioso Jordan College di Oxford, in quanto la nipote del facoltoso Lord Asriel, un avventuriero di fama discutibile le cui idee sono malviste dal Magisterium, l'ente ecclesiastico che governa Londra. Ci ritroviamo infatti in un mondo di stampo teocratico simile al nostro inizio XX secolo, contraddistinto da varianti dei nostri mezzi di trasporto, come le ferrovie ectonie e i tram alimentati da forza ambrica, ovvero l'elettricità, oltre che palloni aerostatici per le esplorazioni. Il Magisterium permea tutta la vita religiosa, politica e scientifica e presenta numerosi organi e sezioni, come la Corte Concistriale di Disciplina e l'Intendenza Generale per l'Oblazione, che agiscono spesso nella più completa impunità. Tutte le scienze di questo mondo sono branche della teologia, compresa la fisica, che nella veste di teologia sperimentale è sottoposta alla rigida censura ecclesiastica. Progressivamente, nel corso della saga, vengono presentate anche armi e tecnologie del tutto fantastiche, come navicelle telecinetiche e bombe teleguidate in grado di viaggiare tra le dimensioni, mescolando quindi elementi propriamente fantasy a ispirazioni fantascientifiche. Ciò che salta subito all'occhio è che nel mondo di Lyra tutti gli esseri umani sono accompagnati da un daimon, la concretizzazione in forma animale dell'anima, che agisce di fatto come un famiglio e che prova le stesse sensazioni del proprietario. Ogni daimon è di sesso opposto di quello del possessore, ma possiede un carattere e un'intelligenza simile alla sua. Non può allontanarsi di molto dall'umano senza portare alla morte di entrambi. Queste creature sono in grado di ragionare autonomamente e di parlare anche se raramente si rivolgono a umani che non siano il proprio. Mentre i daimon dei bambini possono assumere ogni forma animale, quelli degli adulti sono stabilizzati in un certo aspetto. I daimon di due avversari possono combattere tra loro ed è estremamente raro che un umano metta le mani addosso al daimon di un'altra persona. Si tratta di un tabù innato a cui tutti sono soggetti, tuttavia non è un limite inviolabile. Viene mostrato in un'occasione che alcuni tecnici agguantano Pantalaimon, il daimon di Lyra, provocandole uno shock che la lascia esanime. Mentre gli animali non possiedono daimon, le streghe di questo mondo, donne estremamente longeve in grado di volare grazie a rami di pino nuvola, possiedono daimon capaci di allontanarsi di miglia e miglia dalle proprietarie, in quanto da piccole essi si esercitavano a separarsi dai daimon attraversando una landa desolata. Un altro aspetto interessante è che quando una persona proveniente da un mondo dove i daimon non esistono giunge in quello di Lyra, acquisisce immediatamente il proprio daimon, dimostrando che essi nascono nel mondo della protagonista, ma non possono spostarsi con gli umani in altre dimensioni. Un altro fenomeno peculiare è la presenza della polvere, una sorta di particelle elementari isolate, prive di carica elettromagnetica, rilevabili con stamp e emulsioni di argento, che filtra dall'esterno dell'universo per riversarsi sugli adulti e non sui bambini. Dette anche particelle di Rusakov nel mondo di Lyra e materia oscura nel nostro, queste emanazioni sono malviste dal Magisterium, in quanto ritenute prova del peccato originale che affligge gli adulti. Viene spiegato in seguito che la polvere ha origine da una forma di materia che inizia a pensare a se stessa, dimostrando che l'autoconsapevolezza è un fattore cruciale alla base della sua esistenza. Essa attraversa tutti gli universi, possiede una volontà propria ed è in grado di comunicare con gli umani quando sono presenti apposite apparecchiature.
Quando Lord Asriel dimostra che nell'Artico, in prossimità dell'aurora boreale, è visibile una città di un altro mondo connessa alla polvere, il Magisterium si trova di fronte a una prova concreta della teoria di Barnard Stokes, che postula l'esistenza di dimensioni parallele, una vera e propria eresia. L'influente signora Coulter, con l'avallo della Chiesa, fonde l'intendenza generale per l'oblazione, un organo che rapisce bambini poveri di Londra e li porta in una stazione al polo per compiere orrendi esperimenti di separazione dai piccoli dai loro daimon. Risulta infatti che i daimon sono separabili tramite un taglio perpetrato con una lama di lunzeno e magnesio, processo che libera molta energia e che lascia i bimbi in uno stato di shock che conduce poi alla morte. La polvere è connessa anche a una serie di bussole chiamate ateliometri. Ne esistono 6 al mondo, poi ridotti a 2, compreso quello in possesso di Lyra. Si tratta di congegni capaci di rispondere a ogni domanda sotto forma di combinazione di 3 dei 36 simboli presenti disposti su 3 livelli. Un utilizzatore in possesso di una sintonia innata oppure degli appositi libri impara, nel corso degli anni di studio, a interpretare le risposte del congegno, che di fatto offrono una sorta di onniscienza. La geografia politica di queste oscure materie contempla diversi poli di potere, con versioni alternative dei nostri stati, come la Muscovia al posto dell'Unione Sovietica. Oltre al suddetto stato pontificio con sede a Ginevra e alle streghe, organizzati in alleanze di clan, abbiamo i giziani, la versione degli zingari di questo mondo, che si spostano su imbarcazioni fluviali e che agiscono come alleati della protagonista. Mentre i giziani sono tendenzialmente alleati delle streghe, gli Skraeling, i tartari di questo mondo, sono al servizio della signora Coulter e, per estensione, della Chiesa. Da notare è anche la presenza di orsi polari dotati di intelligenza umana, i Panzerbjörn, detti orsi corazzati, a causa della loro armatura in ferro meteoritico dalla quale non si separano mai. Sono guerrieri, cacciatori ed esploratori formidabili, dotati di immensa forza e di grande ingegno, tant'è che uno solo di essi è considerato una minaccia per l'intera città. Si tratta di bestie dotate della parola, simili agli orsi polari, ma anche più grandi, dotati di pollice opponibile e di un grande talento nel maneggiare i metalli. Sono animali poco socievoli dal carattere glaciale, seppure pregni di orgoglio e di lealtà verso coloro che giurano di servire. Essi ubbidiscono ciecamente al loro re Svalbard, anche se sono presenti regole per rivendicare il trono con prove di forza. La signora Coulter appoggia l'usurpatore Jofur Ragnarsson per ottenere i servizi degli orsi come mercenari, ma nel corso della storia Lyra aiuta il principe Yorick Birnison a diventare re. Mentre le streghe adorano Yambiakka, che tra parentesi è anche la dea della morte Yappone del nostro mondo, la versione di Dio di questo mondo viene detta Autorità. L'autorità, nota anche come Metatron o Enoch, corrisponde al nostro Lucifero, in quanto il primo angelo a essersi ribellato al creatore, ma di fatto svolge il ruolo di Dio e ha al suo servizio schiere di angeli. Egli ha detronizzato il precedente Dio e preso il suo posto come re degli angeli a bordo della fortezza volante tra le nuvole. Gli angeli sono esseri composti di energia, cioè di polvere, visibili soltanto di sfuggita, che possono o nascere così o diventare tali da umani dopo la morte. Nei libri della saga successivi al primo vengono presentati mondi paralleli raggiungibili attraverso appositi passaggi, popolati spesso da esseri umanoidi, come i piccoli galli vespiani e di altro genere. Nel mondo nel quale arrivano Lyra e il giovane Will Perry sono presenti dei veri e propri spettri, esseri che rubano la polvere dagli adulti e che sono invisibili ai bambini. Viene presentato un artefatto chiamato la lama sottile, in grado di eseguire tagli a livello molecolare nel tessuto della realtà per aprire finestre da un mondo all'altro, il cui possessore si contraddistingue per avere perso 2 dita della mano. La Gilda dei Filosofi della Torre degli Angeli per 300 anni ha usato la lama sottile per spostarsi fra i mondi, tuttavia non è possibile allontanarsi a tempo indefinito dal proprio mondo originale o si finirebbe per ammalarsi e morire. Le finestre che vengono aperte dal portatore della lama devono essere poi richiuse per evitare di creare pericolose fessure dalle quali la polvere viene risucchiata via dal proprio mondo. Le porte tra i vari mondi si evince siano collegate al campo magnetico terrestre. Con gli esperimenti di Lord Asriel le porte iniziano a spostarsi e nella città di Cittagazze vengono richiamate orde di spettri che risucchiano le conoscenze degli adulti. Persino l'aldilà è un mondo parallelo fisico vero e proprio, tant'è che i protagonisti penetrano al suo interno, novelli Dante e Virgilio, per incontrare le anime dei loro amici defunti, che in pratica sono delle copie sbiadite di se stessi in vita.
Sono presenti anche arpie e altri mostri che lasciano pensare come l'autore immagini l'aldilà come un inferno, ma senza pene, simili a quello della Divina Commedia. Siamo giunti alla fine di questo video. Lasciami un mi piace o un commento a questo video e, se vuoi, aiutami a sostenere il canale con un acquisto dai link affiliati oppure con una piccola donazione PayPal. Noi ci vediamo al prossimo libro!